Gentili telespettatori, buon pomeriggio, buona serata. È morta Maria Perego, la mamma di Topo Gigio. Maria Perego ha reso felici miliardi di bambini nel mondo dando vita a Topo Gigio, uno dei pupazzi televisivi più amati nel mondo, dai grandi ma soprattutto dai piccini. Se n'è andata a 95 anni dopo aver lavorato a una nuova riproposizione del pupazzo. Quindi, se voi pensavate che era famoso Topo Gigio solo in Italia, no, famoso in tutto il mondo. Lei, 95enne, non aveva ancora smesso di lavorare per il ritorno del pupazzo più amato dai bambini, che tornerà a breve su Rai Yo-Yo con dei nuovi episodi inediti. La sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa e a dare l'annuncio è stato Alessandro Rossi, l'amministratore della società Topo Gigio SRL. La signora è stata eccezionale ambasciatrice della creatività italiana. Topo Gigio sembrava prendere vita dalle sue mani e con lei ha viaggiato nei paesi di tutto il mondo. È stata una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato sui nuovi progetti, l'ultimo dei quali la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yo-Yo. Ci mancherà moltissimo, Maria Perego, mancherà moltissimo a tutti gli appassionati, ai bambini degli anni 70 e 80 che sono cresciuti con le avventure di uno dei topi più amati della televisione. La prima apparizione di Topo Gigio era nel 1959, durante Canzonissima, ma è nel 1960 che il pupazzo ha conquistato la popolarità grazie alle strisce del mercoledì pomeriggio, le storie di Topo Gigio. L'anno successivo ha debuttato al Carosello per promuovere una nota marca di biscotti ed è stato protagonista di un film, la cui sceneggiatura era proprio di Maria Perego. Dal 1974 ha fatto coppia fissa con Cino Tortorella allo Zecchino d'Oro, con il quale è iniziata una collaborazione destinata a scrivere bellissime pagine di televisione. Ha lavorato accanto ai più grandi come Raffaella Carrà e Memo Remigi, e le sue frasi nel corso degli anni sono diventate veri e propri tormentoni. Ma cosa mi dici mai, no? Strapazzami di coccole, sono le frasi, le locuzioni più riconoscibili del pupazzo Topo Gigio, pronunciato con una voce inconfondibile. In tutte queste occasioni, anche in tutte altre apparizioni successive, in Italia e nel mondo c'è sempre Maria Perego a dare vita al pupazzo, che ha allietato l'infanzia di moltissimi adulti di oggi. Televisione, musica, editoria e teatro, Maria Perego ha trasformato un semplice pupazzo in un fenomeno di costume, nel simbolo di un'epoca indelebile nei ricordi di chi l'ha vissuta. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video, buona giornata.